Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo, benvenuti alla Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, campionato di Serie B2 di pallavolo femminile, girone I, ultima giornata del girone di andata, turno numero 13, tra poco si affronteranno la SEAP Pallavolo Aragona e il Volley Giarre, la seconda della classe contro la terza in classifica, dunque la gara promette spettacolo e tanto tanto agonismo. In palio punti importantissimi per la promozione in Serie B1, ma soprattutto per confermare la zona playoff. E la prima al Nicosia del neo allenatore della SEAP Aragona, Paolo Collavini, che è subentrato la settimana scorsa al dimissionario Francesco Leseo, che torniamo a salutare in maniera affettuosa. Mentre il Volley Giarre presenta la fortissima schiacciatrice Marcella Nielsen, che sabato scorso nel match contro il Volley Reggio Calabria ha realizzato 33 punti, una giocatrice davvero formidabile. Per la SEAP Aragona novità importanti, perché torna Valentina Bicchieri, che ha recuperato all'infortunio, mentre ci sarà anche Martina Baruffi, che giocherà con una infiltrazione, non è dunque al meglio della condizione atletica. Squadre dunque al gran completo al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento per una partita che davvero si preannuncia combattuta tra due ottime formazioni. È un derby siciliano molto sentito. Il Volley Giarre è neopromosso in Serie B2 e proprio l'anno scorso ad Aragona vinse la finale per la promozione in B2, la finale playoff, mentre poi l'Aragona, anch'essa neopromossa in B2, ha dovuto vincere un'altra finale per approdare in quarta serie. Diamo lo sguardo ai due roster, cominciamo con le ospiti. Alla sinistra dei vostri teleschermi c'è la numero 1 Demetra Famoso, schiacciatrice classe 95, poi la numero 2 Paola Rotella classe 89, palleggiatrice, la numero 3 il capitano Claudia Barone classe 88, schiacciatrice, poi l'opposto, l'esperta maglia numero 4 Eleonora Milici classe 84, la numero 5 è Sharon Tracina classe 94, alzatrice, con la maglia numero 8 la gemella Karen Tracina, gioca nel ruolo di centrale, la numero 10 Valentina Leone classe 96 centrale, la numero 13 Marcella Nielsen classe 88 schiacciatrice, la numero 14 Carola Marletta classe 98 anche lei schiacciatrice, poi la numero 15 libero Rossana Gueli classe 94 con la maglia numero 17 Elide Bontorno classe 93 centrale. Poi c'è l'altro opposto, con la maglia numero 18, Eleonora Motta, classe 99, giovanissima. Con la maglia numero 9, Roberta Chiesa, classe 96, posto 4. L'allenatore è il signor Claudio Mantarro. La SEAP Pallavolo Aragona, come detto al gran completo, recupera Valentina Bicchieri, c'è anche Martina Baruffi. E allora la numero 1 è Cristiana Messina. Opposto, la numero 2 Martina Marangon, libero, la numero 3 Martina Baruffi, palleggiatrice, la numero 4 Maria Valente, schiacciatrice, la numero 5 Ambra Composto, centrale, la numero 7 l'Italo Brasiliana, Camilla Macedo, centrale, poi la numero 8 Antonina Sicorello, secondo libero, la numero 9 il capitano Francesca Cusumano, centrale, la numero 10 Carolina Falcucci, schiacciatrice, la numero 12 Ilenia Cammisa, anche lei posto 4. La numero 14, l'opposto, Valentina Bicchieri. La numero 15, la seconda alzatrice, Sara Gabriele. Con la maglia numero 16, l'altra italo-brasiliana, Jacqueline Donascimento. Allenatore, come detto, Paolo Collavini. Gli arbitri arrivano dalla Lombardia, entrambi sono di Como. Il primo è Fabio Piave, il secondo è Mikita Nikitin Gentile. È un arbitro ucraino con il doppio passaporto. Dunque, e anche italiano. Squadre pronte ad entrare in campo. La SEAP Aragona in casacca bianco-azzurra. Le ragazze della SEAP Aragona dicono stop alle stragi sulle strade e ricordano la giovanissima Sofia Tedesco, morta
lo scorso mese di agosto in un terribile incidente stradale, senza che nessuno ha prestato soccorso alla giovanissima Sofia Tedesco. Deceduta all'età di 16 anni a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel agosto dello scorso anno, senza che nessuno si è fermato a prestare soccorso. La famiglia Tedesco ha autorizzato l'espianto degli organi della ragazza che hanno dato la vita a diverse persone. Il ricordo per la giovanissima e sfortunata Sofia Tedesco. Adesso vi presentiamo gli arbitri provenienti da Como. Primo arbitro. Eccolo qui il primo arbitro, il signor Fabio Piave. Secondo arbitro. Ed eccolo qui l'ucraino Nikita Nikitin Gentile. Il saluto delle due formazioni e poi sarà grande battaglia al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento per chiudere in bellezza il girone di andata. Sea Paragona, seconda in classifica a quota 29 punti con 4 punti di ritardo alla capolista Santa Teresa di Riva. Il Volley Giarre è terzo con 22 punti, sabato scorso ha vinto lo scontro per il terzo posto contro il Volley Reggio Calabria. 3-2, un tie break fantastico. E tra poco l'ingresso in campo dei due sestetti. Il Volley Giarre comincerà con l'alzatrice Paola Rotella, maglia numero 2, poi l'opposto Eleonora Milici, poi la numero 10 Valentina Leone, la centrale, la numero 13 Marcella Nielsen, poi ci sarà anche il libero Rossana Gueli, poi la numero 17 Elide Bontorno, centrale, e la numero 9 Roberta Chiesa. Ecco qui l'arrivo in campo del sestetto della formazione allenata da Claudio Mantarro. Una squadra molto molto forte, completa in ogni reparto per puntare senza mezzi termini ai playoff. E oggi capiremo veramente la vera forza del Giarre contro la quotata Sea Paragona. E adesso il sestetto della Sea Paragona si comincia con Martina Baruffi, poi la centrale Ambra Composto, prima centrale, la seconda centrale è l'idola brasiliana Camilla Macedo, poi il posto 4 il martello Ilenia Cammisa, tra le migliori in campo sabato scorso contro il Battipaglia. Ed eccola qui il ritorno dopo circa un mese di Valentina Biccheri. C'è anche Jacqueline Donassimiento e poi il libero Martina Marangon. È tutto pronto, amici sportivi, per il derby siciliano tra Volley Giarre e Seaf Pallavolo Aragona, che chiude il girone di andata. Poi ci sarà una breve pausa, al ritorno in campo ancora una gara casalinga per la Seaf Aragona contro la Nemesi Stabia di Castellammare di Stabia, battuta nettamente all'andata per 3-7-0. Ma intanto bisogna pensare a questa partita fondamentale per la Sea Paragona per tenere testa alla capolista Santa Teresa de Riva, annunciata in grande forma. Al servizio sarà la Sea Paragona con Ilenia Cammisa. È tutto pronto per la battuta della Cammisa che darà il via alle ostilità. Il fischio che sta per arrivare del primo arbitro Fabio Piave di Como. Al momento è seduto in panchina Paolo Collavini, mentre è già in piedi il collega Claudio Mantarro. Cala il silenzio al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, pubblico che tra un po' proverà a scaldarsi e a incitare le ragazze di casa. Si comincia
con la battuta di Lenia Camisa per questo derby che promette tantissime emozioni. Palla out, 1-0 per il Volley Giarre. Punto regalato alle avversarie. Leone in battuta. Anzi, Roberta Chiesa, scusate, in battuta. Camisa, il primo bagger, Baruffi la prima alzata al centro per Macedo, palla out di un paio di metri, 2-0 Volley Giarre. Ancora al servizio la formazione ospite, avanti di due punti con Roberta Chiesa. Baruffi, Bicchieri, Nielsen rotella per l'attacco della formazione del Giarre, il muro della Sea Paragona, Baruffi palla alta per Donassimiento che non riesce a mettere palla a terra nel campo avversario, allora contrattacco Giarre, palla out, primo punto della SEAP, palla volo Aragona. Primo punto della SEAP, palla volo Aragona, al servizio il numero 7 Macedo. Camilla Macedo in battuta. Torna a battere la SEAP Aragona. Batte corto Macedo, rotella, chiama l'attacco la Milici, il muro di Ambra composto, poi Donassimiento, palla ancora in gioco, c'è l'invasione netta della numero 17 Bontorno, parità 2-2. Mini break della Sea Paragona che agguanta l'avversario, ancora Camilla Macedo in battuta, ex Castelvetrano ma ha giocato per tanti anni in B1 e A2 con il Marsala. Palla out di Camilla Macedo, fuori di pochissimo. Torna avanti Giarre 3-2. E manda al servizio l'ex Modica Milici. Milici al servizio. Out. Primo errore al servizio per il Volley Giarre. Ed è 3-3 al Nicosia di Agrigento. In battuta Valentina Bicchieri. Bicchieri al servizio della serie. Il libero Gueli, poi rotella, palla per l'attacco della Milici. Difende Marangon, poi Camisa, la pipe d'appoggio. Gueli è lì, rotella. Chiama l'attacco la centrale Bontorno, palla buona per la Sea Paragona con la composto che non riesce a chiudere il punto. Allora altra chance per l'attacco della numero 10 Leone, poi la pipe della Camisa, potentissimo l'attacco di Camisa. Gran battaglia alla Nicosia, Baruffi non chiude il punto, la palla è ancora in gioco, buona per la Sea Paragona, la fast della composto sbagliata. Torna avanti Giarre 4-3. Inizio equilibrato ma tanti, troppi errori. Va in battuta Volley Giarre con la numero 10 Valentina Leone. Camisa, perfetto il suo bagger, Baruffi chiama l'attacco, Donassimiento salva tutto, la numero 10 Chiesa e non Leone. Eh sì, il numero dietro la maglia della numero 10 è Chiesa. Torna avanti di due punti il Giarre. E ancora alla servizio della numero 10 Chiesa. Dunque Roberta Chiesa in battuta, classe 96. 5-3 per il Volley Giarre in questo primo set. Camisa, Baruffi, composto, salva Gueli, la palla è ancora in gioco. Camisa, palla alta per Donassimiento, salva Chiesa, corre rotella per alzare in bagger per la Milici che picchia forte, Camisa è lì, Baruffi chiama l'attacco ancora, Donassimiento vincente, muro out di rotella. Donassimiento! Primo punto per Jacqueline Donassimiento in questa partita. La Sea Paragona sale a quota 4. Al
avanti ancora Volley Jar di un punto. Jacqueline Donassimiento in battuta, sua concentrazione, palla che non passa, errore ancora al servizio per la Sea Paragona. Ancora due punti di vantaggio per il Volley Jar che manda al servizio la centrale Elide Bontorno. Marangon, Baruffi, Cammisa, potente l'attacco della Cammisa che buca il muro avversario di Leone Rotella. Quinto punto per il padrone di casa, Ambra composto al servizio. Parte composto. Ancora un errore al servizio. Oh! 7 a 5, Volley Jarre. Il servizio Jarre con Rotella, Donassimiento, Baruffi, Macedo, primo tempo vincente. Subito cambio palla per la Sea Paragona che sale a quota 6 e manda al servizio Martina Baruffi. Non è al meglio della condizione fisica, ha stretto i denti, ha fatto un'infiltrazione ed è in campo. Baruffi al servizio, poi Rotella alza per la Nielsen, palla ancora in gioco, poi si incarta il Volley Jar. Parità 7 a 7. Finora la Sea Paragona non è stata mai in vantaggio in questo inizio di partita. Ha sempre impattato, rincorso l'avversario. Baruffi batte ancora bene, Nielsen, Rotella al centro, non passa la Bontorno, altra chance per la Milici, si tuffa la Cammisa, Nielsen, ma lì c'è Donassimiento, poi Biccheri non può sbagliare, che attacco della Biccheri! Ma complimenti alla Cammisa e alla Donassimiento. E a 8 a 7 per la Sea Paragona che passa a condurre. Ancora Baruffi al servizio, più uno per la squadra del presidente Lino Di Giacomo. Altro servizio perfetto della Baruffi, chiude il punto Camilla Macedo. È entrata in partita la Sea Paragona. Ancora Baruffi al servizio. 9 a 7. Parziale di 4 a 0 per la Sea Paragona. Baruffi batte ancora bene, in difficoltà il libero Gueli. Allora Nielsen che può solo appoggiare. Baruffi, palla alta per Cammisa, pallonetto, vincente! 10 a 7, parzialone di 5 a 0, più 3 per le ragazze di casa. Coach Mantarro ferma la partita, il primo time out dell'incontro lo chiede la formazione ospite, sotto di 3 punti, ma soprattutto un parziale subito di 5 punti. Sta crescendo in ogni fondamentale la squadra di Paolo Collavini. Dopo un avvio stentato, con tanti errori gratuiti, soprattutto al servizio. Torna in campo la Sea Paragona, lo fa con Macedo, Cammisa, Biccheri, Marangon, Donassimiento e Baruffi che andrà al servizio. Arriva anche la formazione di Mantarro. Si torna a giocare, Baruffi in battuta, Gueli, Rotella, palla alta per la Nielsen, il muro tiene della Sea Paragona che porta a casa un altro fantastico punto. 11 a 7.
Primo cambio della partita per Volley Giarre, fuori il Leone, dentro con la maglia numero 8 Karen Tracina, l'asse 94 centrale, la gemella fa l'alzatrice ed è in panchina. Baruffi stavolta batte lungo, fuori di pochissimo. Al posto di Leone entra Tracina. Al servizio la... ottavo punto per le ospiti, domanda al servizio Marcela Nielsen. L'assegnamento Baruffi chiama l'attacco Becchiari, fallo in palleggio di Baruffi. Il secondo punto consecutivo per le ospiti che salgono a quota 9. In battuta ancora Nielsen. Becchiari, Baruffi, Cammisa, non passa. Cammisa si fa curare e accorciano le distanze 11 a 10. E terzo punto di fila per Volley Giarre, primo set che si riapre. Adesso un solo punto di vantaggio per la Sea Paragona, 11 a 10, ancora Nielsen in battuta. Non ha niente, sbaglia la ricezione, Marangoni in bagger per Cammisa che può solo appoggiare ma picchia forte, Gueli è lì, rotella, chiama l'attacco la Milici, palla out, non c'è il tocco del muro. Errore imperdonabile della Milici, buon per la Sea Paragona che torna a fare punti, 12-10 adesso il punteggio e Cammisa al servizio. Gueli, rotella, poi Chiesa può solo appoggiare, Baruffi per Donassimiento, vincente Jacqueline Donassimiento. Donassimiento 13-10. Ringraziamo sempre il pubblico che ci segue, grazie. Cammisa batte ancora bene, ace della Cammisa, palla nettamente in campo, 14-10. Torna ad avere un vantaggio importante la squadra di Paolo Collavini in questo primo set dopo un avvio equilibrato. Adesso la Sea Paragona detta legge in casa, il palla Nicosia contro la terza forza del campionato, il Volley Giarre. Gueli, rotella per la Milici che picchia forte, riesce a passare sul muro avversario. Punto numero 11 per le ospiti che mandano a servizio la neoentrata Karen Tracina. Tracina al servizio per Volley Giarre. La sua battuta. Marangon, Baruffi, Macedo. Salva Nielsen, altro bagger, poi l'attacco della Chiesa, il muro, out, peccato, di Becchiari. 12-14, ancora Tracina in battuta per la squadra di Claudio Mantarro, il Volley Giarre. Errore della Tracina. 15-12, più 3-6 a Paragona. Al servizio Camilla Macedo, la centrale italo-brasiliana che ha giocato nella Sea Paragona nel 2007 in Serie B2. Nielsen, rotella, Milici, il muro della Sea Paragona c'è, altra chance per le ospiti, ancora Milici che riesce a passare. Punto per 13-15, ha piazzato il colpo la Milici, giocatrice di grandissima esperienza. Eccola qui al servizio Eleonora Milici. Donassimiento, Baruffi con una mano per composto, palla ancora in gioco per le ospiti, l'attacco della Chiesa, salva Donassimiento, altra chance ancora per la Volley Giarre, poi Nielsen, si complica la vita la Sea Paragona. Da un'altra chance alle ospiti, muro out di Nascimento sull'attacco della Bontorno.
doppio cambio per il volley Giarre che si porta a 14 punti. E allora dentro la numero 18 Eleonora Motta, fuori rotella, dentro con la maglia numero 5 Sharon Tracinà, fuori Milici. Mischia le carte coach Claudio Mantarro, al servizio la neo entrata Sharon Tracinà. Dunque in campo le due gemelle Tracinà questo frangente di gioco. Cambio anche per la Sea Paragona, fuori Donasimiento, dentro Falcucci. Gara molto tattica. Più uno Sea Paragona, 15-14 a servizio però il volley Giarre con la neo entrata Sharon Tracinà. Che batte corto, Marangò in difficoltà. Attacco della Chiesa, palla ancora in gioco, Bicchieri, muro vincente di Chiesa. Parità. Momento di difficoltà per la Sea Paragona. Tracinà al servizio. Ancora l'alzatrice Tracinà in battuta. Marangoni in difficoltà. Arriva un altro punto per le ospiti che passano a condurre. E allora le mosse di Mantarro stanno finora funzionando, con la Tracinà che sta mettendo in difficoltà la ricezione della Sea Paragona con battute davvero ficcanti e importanti. Time out per la Sea Paragona. Paolo Collarini ferma la partita. La Sea Paragona ha avuto anche 4 punti di vantaggio in questa fase centrale del primo set, poi Claudio Mantarro ha risegnato il volley Giarre. Obiettivo centrato, missione compiuta, perché il volley Giarre adesso conduce 16-15. Si torna a giocare, ancora Tracinà al servizio. Ecco la sua battuta, Falcucci, palla che tocca il tetto e altro punto per il volley Giarre, 15-17. Cambio, fuori Falcucci, torna in campo Donasimiento. Ancora Tracinà in battuta. Marangon, Baruffi, composto, salva tutto la formazione del volley Giarre. Altra occasione per chiudere il punto. Bicchieri, vincente! Torna a fare punti la Sea Paragona, 16-17. Bicchieri in battuta, batte benissimo Gueli, rotella Chiesa, palla ancora in gioco per la Sea Paragona, ancora un fallo in alzata per Baruffi, doppia per Martina Baruffi e punto per la formazione del volley Giarre. 16-18 al servizio la numero 10 Roberta Chiesa. Donasimiento, Baruffi in bagger per Bicchieri che può solo appoggiare, allora contrattacco per le ospiti con Motta,
che mette palla a terra nel campo avversario. Tutto facile adesso per la formazione del Volley Jar. Avanti di 3 punti. Doppio cambio per la Sea Paragona. Fuori Baruffi, fuori Biccheri, dentro Valente e Sara Gabriele. Prova a dare la scossa alla squadra Paolo Collavini. Ancora Roberta Chiesa in battuta. Marangon, Gabriele, la sua prima alzata per Donassimiento, che riesce a far punto. Ottimo l'attacco da posto 2 di Jacqueline Donassimiento. 19-17 per il Volley Jar al servizio Donassimiento, tra le migliori in campo in questo primo set per la Sea Paragona. Chiesa, poi l'attacco della Nielsen, invasione di Maria Valente col gomito, dice il secondo arbitro. Valente ha colpito la rete. 20-17, più 3 Volley Jar, primo set. Motta in battuta. Donassimiento, Gabriele per Cammisa, che riesce a passare da posto 4. Non c'è la copertura difensiva. Ambra composto, si prepara al servizio per la Sea Paragona sotto di 2 punti. Ambra composto al servizio. Batte benissimo, Nielsen è lì, poi la trachinata, alza malissimo. La Sea Paragona conquista un altro punto. 19 Aragona, 20 Jarre. Ultima giornata della girone di andata, turno numero 13. Al servizio Ambra composto. Chiude il punto Camilla Macedo. Parità. 20-20, time out per il Volley Jar. Rimonta completata per il sestetto di Paolo Collavini. Grazie ai servizi di Ambra Composto e a Cammisa e Donassimiento. Ricordo al pubblico presente che la prossima partita si giocherà in casa il 2 febbraio alle ore 15:30 contro la Lincapos University Napoli. Si torna a giocare, sono i punti decisivi del primo set. Ambra composto al servizio su 20 mari. Composto in battuta. Adesso sarà vietato sbagliare. Batte benissimo Composto. Nielsen può solo appoggiare. Donassimiento, corre Gabriele per Cammisa. Salva Gueli, trachina, chiama l'attacco la Nielsen. Salva Cammisa. Gabriele, palla alta per Cammisa, vincente! Cammisa! Sorpasso Sea Paragona, 21-20. Grande carattere della formazione di Paolo Collavini. Ancora Composto in battuta. Chiesa, trachina al centro, non passa la gemella trachina. Allora Nielsen salva tutto con l'assegnamento. Palla che tocca il tetto e lasciano proseguire gli arbitri. Motta, palla ancora in gioco. Valente, Gabriele per Cammisa.
si salva la formazione di ospite, anzi no, punto per la Sea Paragona, 22-20. Protesta la panchina del volley Jarre, al servizio ancora composto, cambio per il Jarre, torna dentro Valentina Leone, fuori dal numero 8 Karen Tracinà. Composto al servizio, 22-20 per la Sea Paragona, primo set. Batte ancora bene composto, Nielsen in difficoltà, poi la Motta piazza il colpo, Gabriele palla alta per Maria Valente che con il pugno, allora contrattacco per la Nielsen che piazza anche lei il colpo, Macedo alza in bagger per Cammisa che piazza anche lei il colpo, fa benissimo perché è in ritardo la copertura difensiva di Gueli e Chiesa e allora sono 23 punti della Sea Paragona, 20, volley Jarre, Ambra composto al servizio. Gueli, Tracinà al centro per la Leone, palla ancora in gioco, attenzione, Maria Valente picchia forte e riesce a portare a casa un punto importantissimo, 24-20. Più 4 Sea Paragona, intanto problemi per una giocatrice del volley Jarre, si è fatta male la numero 8 Motta, credo sia proprio lei la numero 8, anzi la numero 9 Leone e non la numero 8, problemi per la numero 9 Leone al polso della mano destra. Ho avuto una botta nella mano, speriamo che non sia qualcosa di importante. Partita ferma al Nicosia di Agrigento per un problema al numero 9 Leone del volley Jarre. Per la Sea Paragona tra poco il primo di una serie di set point per portare a casa il primo set. Un applauso all'atleta Leone che entra in campo. Sembra farcela la numero 9 Leone. Ancora partita ferma. Ambra composto al servizio, set point per la Sea Paragona. 24-20 al servizio, Ambra composto, l'esperta giocatrice della Sea Pallavolo Aragona. Si può tornare a giocare? Era ferma da un paio di minuti. Protesta il coach Claudio Mantarro del volley Jarre. Il fischio del primo arbitro, Fabio Piave, set point, Sea Paragona, al servizio Ambra composto. Nielsen in difficoltà, Gueli in bagger per la stessa Nielsen che spara fuori. Il primo set lo vince la SEAP, palla vola Aragona, 25-20, grazie ad una finale praticamente perfetto, 1-0 per le ragazze di Paolo Collavini. Un primo set che è iniziato nel segno dell'equilibrio, poi nella fase centrale gara punto a punto con sorpassi e controsorpassi, nel finale la Sea Paragona è riuscita a ritrovare la concentrazione giusta, la grinta giusta per mettere a terra i palloni
del successo. Ed il set è terminato con 5 punti di vantaggio per la squadra di Paolo Collavini, 25-20 contro la terza forza del campionato, il Volleggiare, tra le squadre più in forma del girone. Gara ancora lunga. Tra poco il secondo set. Paolo Collavini fa cominciare il secondo set alle stesse ragazze che hanno iniziato la partita. Allora Baruffi in regia, Valentina Bicchieri opposto, Martelli ricevitori, Donassimiento e Cammisa. Le centrali Massello Composto, il libero è Martina Marangon. Eccole qui le ragazze di Paolo Collavini pronte ad entrare sul parquet del Nicosia. È pronto anche il Volar che ricomincia con Nielsen Rotella. Al centro gioca la Tracinà. Poi c'è anche la numero 17 Bontorno, la numero 10 Chiesa, il libero è Gueli. Dunque parte in panchina l'opposto Milici, in palleggio gioca Paola Rotella. Al servizio sarà Marcela Nielsen della formazione del Volleggiare, sotto di un set. Si ricomincia, Donassimiento, Baruffi al centro, vincente Macedo. 1-0, Sea Paragona, squadra che a tratti gioca una palla a volo di categoria superiore. Al servizio la stessa Macedo, facendo al servizio Mattelungo, Gueli, Rotella, poi attacco della Milici che è in campo. È stata poi chiamata dal tecnico Mantarro, dunque Milici è in campo per la formazione del Volleggiare. Intanto si continua a giocare con Bicchieri all'attacco per la Sea Paragona, picchia forte l'opposto di Collavini. Milici può solo appoggiare, Baruffi alza Composto per Donassimiento. Nielsen, Rotella, ancora Milici, punto lunghissimo. Attenzione, invasione di Donassimiento. E punto per le Volleggiare. Parità in questo secondo set. 1-1. È il primo punto del secondo set per la squadra del Volleggiare, che manda al servizio la centrale Tracinà. Donassimiento, salva Nielsen. Milici picchia forte, la palla è ancora in gioco, Baruffi va ad alzare per Bicchieri che picchia forte e riesce a trovare un punto fantastico. 2-1 per la Sea Paragona. Bicchieri per la Sea Paragona al servizio. Valentina Bicchieri in battuta per la squadra di casa. Nielsen, Rotella non riesce a rigiocare il pallone ed è 3-1, Sea Paragona, squadra concentratissima quella di Paolo Collavini. ...3-1... Bicchieri ancora in battuta. Nielsen, palla filorete, Marangon, poi in bagger della Cammisa,
non passa da Nascimento, palla ancora in gioco, ma c'è il quarto tocco. Non è successo nulla, dice coach Collavini. Che sono lì in attesa di entrare in campo. Cusumano, Cassina, Valenti. Don Nascimento, Baruffi, c'è intesa con la composta. Allora chance per la formazione del Volley Giarre. Murata alla chiesa, Baruffi può alzare in posto 4 per Don Nascimento. Palla ancora in gioco, rotella la pipe della Nielsen, vincente. Parità 3-3. Mirici in battuta, Cammisa, Baruffi, la fast e la composto, vincente, che attacco della Sea Paragona, perfetto, 4-3, torna avanti la Sea Paragona, questo secondo set, il primo lo ha vinto la squadra di casa, 25-20, Don Nascimento in battuta. Nielsen, rotella, palla per la chiesa, corre Don Nascimento, riesce a salvare, poi Marangon in appoggio, Gueli, rotella, salva Biccheri, Baruffi, palla spinta per Cammisa, vincente! Che squadra la Sea Paragona! A 3 per la Sea Paragona grazie ad un perfetto gioco di squadra, grinta e determinazione. Ancora Don Nascimento in battuta, perfetta la sua battuta e altro punto per la Sea Paragona. Più 3, parziale di 3-0 per la Sea Aragona. Don Nascimento, altra battuta perfetta, Nielsen in difficoltà, Milici sbaglia, ancora Nielsen che può solo appoggiare, composto, sbaglia tutto, punto ultra regalato alle avversarie. Peccato. 4-6 al servizio Roberta Chiesa. Don Nascimento, Baruffi, Cammisa, tutto perfetto in casa Aragona. 7-4. 7-4. Sta giocando molto molto bene la squadra di Paolo Collavini. Composta in battuta, palla sulla riga, palla sulla riga ed è punto per la Sea Paragona. 8-4, hanno visto bene gli arbitri perché la palla ha toccato la riga. Claudio Mantarro ferma la partita, time out per il Volley Giarre sul punteggio di 8-4 per la Sea Paragona. Torna a giocare, Cammisa in battuta, scusate, composto in battuta per la Sea Paragona, avanti di 4. Nielsen, il muro tiene,
Poi Baruffi piazza il colpo, Chiesa è lì, altra chance per la Nielsen che non perdona. A posto 4 arriva il quinto punto per le ospiti. Adesso al servizio la numero 17 Elide Bontorno. Dorassimiento, Baruffi chiama l'attacco la Cammisa, il muro tiene, altra chance per Cammisa, muro out, esulta anche il patron Nino Di Giacomo per l'attacco della Cammisa. 9-5, rimane concentrata la squadra di coach Paolo Collavini. Adesso Baruffi in battuta, sbaglia, punto per le avversarie, adesso sono 6 punti del volleyball. Paola Rotella in battuta, Cammisa, Baruffi in bagger, composto, anzi Bicchieri può solo appoggiare. Allora attacco della Nielsen, salva tutto Marangon, Baruffi per Valentina Bicchieri che picchia forte, il tuffo della Chiesa, Gueli per la Nielsen che picchia forte, palla nettamente fuori. 10-6, va in doppia cifra la squadra di Paolo Collavini, 4 punti di vantaggio. Adesso Elenia Cammisa in battuta, Chiesa, Rotella al centro per la tracina, muro vincente della Sea Paragona, 11-6. Ancora Cammisa in battuta, Cammisa al servizio, batte benissimo Nielsen. Rotella, Nielsen, errore di Marcela Nielsen, non è la sua serata. 12-6, continua a macinare punti la Sea Paragona, fuori Nielsen, dentro Claudia Barone, il capitano fa il suo esordio in questa partita. Fuori la Nielsen, la giocatrice più forte del volleyball oggi, marcata benissimo dalla Sea Paragona, e poi tanti errori della stessa giocatrice maglia numero 13. Ancora Cammisa, batte benissimo, altro punto Aragona, 13-6. Claudio Mantarro ferma ancora la partita, time out per il volleyball. Torna a giocare il nostro oggetto preferito in ceramica, da il cuscino, non ha più time out il volleyball, o anche la faccia bellissima e la scarpa, Cammisa in battuta, alla servizio Cammisa, Chiesa, Rotella, l'attacco della entrata Barone, e altro punto per la Sea Paragona. Entrata a freddo la Barone, non è riuscita a portare a termine l'attacco. Altro cambio per il volleyball, fuori Rotella, dentro la seconda alzatrice Sharon Tracinà. Continua a mischiare le carte coach Claudio Mantarro per fermare l'avanzata, l'allungo della Sea Paragona.
Barone in difficoltà, tracina per Milici, lontano la rete, non riesce a passare, altro punto 6 a Paragona, più 10, 16, 6. Altro cambio per volleggiare, adesso fuori Milici, dentro Motta. Al servizio ancora Cammisa per la Sea Paragona. Duel in difficoltà, poi tracina per la Milici che può solo appoggiare. Baruffi chiama l'attacco, Donassimiento, Gueli con una mano, Chiesa, Motta, Marangon, che tuffo, poi Baruffi in bagger per Donassimiento che picchia forte, poi si addormenta la squadra del volley jar. Baruffi, la pipe della Cammisa, Barone può solo appoggiare, Marangon, Baruffi al centro per Massego, vincente! Altro punto per la Sea Paragona, che ha rischiato anche di perderlo questo punto dopo un errore del volleggiare. Anche la Sea Paragona stava per commettere lo stesso errore, quello di addormentarsi, aveva già festeggiato mentre la palla era già nel campo avversario. Cammisa batte ancora benissimo, tracina per la Motta che piazza il colpo, Donassimiento lì, Baruffi chiama l'attacco, la Beccheri, attacco terrificante di Valentina Beccheri, e continua a fare punti la squadra di Paolo Collavini, perfetta in questo secondo set, non sta dando scampo all'avversario. Ancora Cammisa, Gueli, tracina per la Barone, il tuffo della Marangon, Baruffi per Donassimiento che picchia forte, tracina che ha l'attacco alla Motta, c'è il fallo in palleggio di tracina e altro punto per la Sea Paragona, 18-6, non c'è partita, non c'è storia in questo secondo set, netta la differenza dei valori in campo, la seconda contro la terza, ma forse la migliore Sea Paragona della stagione, soprattutto in questo secondo set. Sbaglia Cammisa. Settimo punto per il volley jar. Donassimiento, Baruffi per Beccheri. Ancora un attacco vincente della Beccheri. Punto numero 19-7. Camilla Macedo in battuta per la squadra di Paolo Collavini. Tracina per la Chiesa, salva Macedo, palla filorete, ancora Macedo, Baruffi per Beccheri, un altro attacco perfetto, Beccheri, una giocatrice completamente trasformata rispetto a qualche mese fa. ...20-7... continua a fare punti l'opposto Beccheri per la gioia di Paolo Collavini, coach della SEAP Aragona. Macedo in difficoltà, ancora il sestetto ospite, Motta non passa, altra chance per Giarre, Chiesa, poi Gueli può solo appoggiare, allora contrattacco facile per la SEAP Aragona, composto, palla fuori, non c'è il tocco del muro. 28. Ottavo punto per il volley jar, cambio per la squadra ospite, fuori Motta, torna dentro Eleonora Milici. Il fischio dell'arbitro
Piave, parte Tracinà, Donassimento, Baruffi, composto, Tracinà salva, alza la gemella Tracinà, palla poi fuori e altro punto per la Sea Paragona. Ventuno Sea Paragona, 8 Volley Giarre. Victory Ace. Partita perfetta finora di Valentina Bicchieri, forse la migliore prestazione da quando indossa la maglia della Sea Paragona per l'opposto ex Marsala. 22-8. Palla fuori, ha forzato il servizio da Bicchieri. 9-22. Milici in battuta, Cammisa, Baruffi con una mano non riesce a far punto, allora Chiesa al contrattacco, palla che non passa, quarto tocco, infatti arriva adesso il fischio dell'arbitro. 23 Sea Paragona, 9 Volley Giarre. Donassimento in battuta, Chiesa, Tracinà, Vincentesa con la compagna, allora contrattacco Sea Paragona, Cammisa, attenzione, riesce a far punto Chiesa con la mano sinistra, palla piazzata a filo rete e questo è un punto davvero bellissimo. Gran colpo della Roberta Chiesa, 10-23. Rimane comunque importantissimo il vantaggio della squadra di Paolo Collavini. Chiesa in battuta, Marangon, Baruffi, composto, 24-10. Una caterva di set point per il 2-0. Va al servizio Ambra, composto. Palla in cassaforte, quando batte lei? Al servizio, Ambra composto. Ecco la sua battuta perfetta. Chiude il punto, in linea Cammisa e ce l'andiamo sul 2-0. 25-10, non c'è stata partita in questo secondo set. Sea Paragona ha dettato legge dal primo fino al 25esimo punto contro la terza forza del campionato. 2-7-0 per la squadra di Paolo Collavini, gara tutta in discesa per la vice capolista Seat. Pallavolo Aragona che sta deliziando il suo pubblico con giocare di altissimo livello tecnico. Set a 0 dunque per la SEAP Pallavolo Aragona al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. È la giornata numero 13, l'ultima del girone di andata. Primo set equilibrato nella parte iniziale e centrale. Primo set poi vinto nettamente dalla SEAP Aragona nel punteggio per 25-20. Secondo set stravinto dalla squadra di casa 25-10. Adesso il terzo set e aspettiamoci la reazione, la prova d'orgoglio del Volley Giarre. La Sea Paragona è chiamata a rimanere concentratissima per portare a casa l'intera posta in palio e con il massimo scarto. Torna a giocare
Al servizio la SEAP, palla vola Aragona con Ilenia Cammisa. Stesso sestetto per la squadra di casa, Baruffi in regia, Vicchieri opposto, Masede composto centrali, Cammisa della Nascimento, Martelli genitori, Marangone è libero, comincia il terzo set, Gueli tracina per la Nielsen che torna in campo e torna a fare punti, 1-0 per il Volley Jar in questo terzo set. Adesso al servizio la numero 17, Eride Bontorno. Matte corto, Marangon, poi Baruffi con il pugno, Don Nascimento può solo appoggiare, contrattacco per le ospiti, la fast sull'asse delle due gemelle tracina, poi Nielsen che piazza il colpo, secondo punto consecutivo per la Nielsen, attenzione, 0-2. Inizio importante per il Volley Jar. Ancora Jarre al servizio. Marangon, Baruffi chiama l'attacco Don Nascimento che picchia forte. Tiene il barone, poi Nielsen, il muro di Macedo. Tracina per la Milici, palla ancora in gioco, Baruffi chiama l'attacco la Bicchieri, palla che rimane in campo, tracina la pipe della Barone, poi Baruffi alza per Don Nascimento, salva tutto la Bontorno, Marangon, Baruffi, la pipe della Cammisa, salva ancora Bontorno, punto lunghissimo, Nielsen, pallonetto, difende Baruffi, Marangon, la pipe della Cammisa, la palla passa e con un po' di fortuna la SEAP Aragona porta a casa il primo punto del terzo set, 1-2. Turno di battuta per Camilla Macedo. Parte Macedo, Nielsen, tracina, chiude Valentina Bicchieri. Due a due, continua a fare punti Valentina Bicchieri, prestazione davvero importante per l'attaccante della SEAP Aragona. Macedo. Out. Tre a due per le ospiti. Va in battuta Sharon Tracina. La sua battuta, il bagger della Don Nascimento, Baruffi al centro per la composto, invasione della Nielsen. 3-3. Bicchieri in battuta. Gueli corre la tracina. Milici può solo appoggiare. Bicchieri. Baruffi composto. Palla ancora in gioco. Tracina chiama l'attacco. La Milici, il muro non tiene di composto, poi arriva in ritardo la copertura di Don Nascimento e torna avanti la squadra di Claudio Mantarro, 4-3. Nielsen in battuta, Don Nascimento, Baruffi composto, vincente, fast, perfetta. Tanti efficienti schemi in casa a SEAP Aragona. 4-4, Don Nascimento in battuta.
Nielsen tracina. Maruffi, Cammisa, attacco out, ma c'era un evidente fallo in palleggio della Tracinà. Cambia ancora il punteggio, avanti Volley Jar 5-4. Tracinà batte out 5-5. Adesso ombra composto. La serie a paragone al servizio. Nielsen tracina per la Milicic che è in palleggio e poi non c'è la copertura di Valentina Bicchieri. Non è il suo compito quello di difendere palloni. E allora torna avanti il Volley Jar 6-5. Milici in battuta. Da Nascimento, Baruffi, Cammisa. Potente l'attacco in lungolinea della Cammisa. Si gioca punto a punto in questo terzo set. La Sea Paragone ha vinto i primi due set. Conduce per 2-0. 25-20, 25-10 e adesso 6-6. Baruffi al servizio, Barone, Tracinà per la stessa Barone, il capitano, murata dalla Macedo, altra chance, Milici, il tuffo della Baruffi, palla ancora in gioco, Barangon non riesce a 6 a Paragone a rigiocare il pallone. Avanti Volley Jar, ma la Sea Paragone c'è, la squadra è concentrata. Batte corto e poi Macedo, Gueli con il viso riesce a salvare. Baruffi, Bicchieri, palla out, non c'è il tocco del muro. Più 2 per il Volley Jar, 8-6, time out chiesto da coach Paolo Collavini della Sea Paragona. Volley Jar prova ad allungare la partita, la Sea Paragona prova a chiuderla subito con un secco 3-0. Poi vi sarà la pausa per la Coppa Italia, non sarà presente la Sea Paragona perché è arrivata seconda nel girone di andata. Allora in bocca al lupo alla Santa Teresa di Riva che rappresenterà il nostro girone in Coppa Italia. Il campionato torna il prossimo 2 febbraio qui alla Palasport Pippo Nicosia di Agrigento alle 15.30. La Sea Paragona affronterà la Nemesi Stabia di Castellammare di Stabia per la prima di ritorno. Baruffi Alzenbagger per la Bicchieri che picchia forte, palla out, secondo errore consecutivo della Bicchieri. È 9-6 per la formazione del Volley Jar che sta alzando il livello di concentrazione per allungare la partita. Don Nascimento, Baruffi chiama l'attacco, la Cammisa, palla out, muro out di Bontorno e torna a fare punti la Sea Paragona. Ilenia Cammisa al servizio, maglia numero 12, primo anno ad Aragona. Sbaglia Cammisa. Dieci Volley Jar, 7 Seap, pallavolo Aragona. Bontorno in battuta. Marangon, Baruffi, Macedo, salva la Milici, tracinà per la Nielsen che piazza il colpo, il tuffo della Marangon. Baruffi per la Bicchieri.
salva Barone, si lotta tantissimo adesso, questa volta viene fischiata la doppia, la Tracina. Piave vicinissimo all'azione, fischiato il fallo in palleggio alla Tracina. Macedo in battuta, 8 Aragona, 10 Giarre, terzo set. Matte corto sul bug della Nissen, poi la fast della Tracina che va a segno. Undici a 8. Comanda ancora il volley Giarre. Comanda al servizio. Sharon Tracina. Errore clamoroso della Tracina che colpisce malissimo la palla. E allora 9-11. Se a Paragona va in vantaggio questo terzo set, un po' come nel primo set, poi nel finale la squadra di Collavini è riuscita a fare la differenza. Salva la Bicchieri, Baruffi chiama la palla, la pipe della Cannisa, salva la Gueli, corre Tracina, palla ingiocabile per la Milici, poi Donassimiento, Nielsen, altra chance se a Paragona, la fast la composto, sparata fuori. C'è il tocco del muro, dice il secondo arbitro, ma il primo è totalmente in disaccordo. E allora punto per la formazione del volley Giarre, 12-9. Cambio, doppio cambio, come nel primo set per la Sea Paragona. Dentro Gabriele, dentro Valente, fuori Baruffi e Bicchieri. Anzi no, sbaglia il cambio la Sea Paragona. Non è successo nulla, dice coach Collavini, doveva entrare anche la Valente. In campo due alzatrici per la Sea Paragona, Baruffi e Gabriele. Attenzione, Baruffi, Donassimiento, riesce a far punto. Adesso il cambio, arriva Valente, fuori Baruffi. Ci ha pensato Donassimiento a rimettere tutto a posto, perché in campo la SEAP aveva due alzatrici e dunque l'attaccante è meno. Più due Giarre al servizio Donassimiento, tra le più in forma, tra le più positive in questa partita. Nielsen, Tracina per la sorella gemella. Fallo in attacco per la Tracina. 11-12, punto assegnato alla Sea Paragona. Ancora Donassimiento in battuta per cercare il pareggio. Gueli sbaglia tutto ed è 12-12, non riesce a giocare l'attacco il volley Giarre. Remontata completata in casa Seap Pallavolo Aragona. Donassimiento chiede il cambio del pallone, forse un po' sgonfio. Attenzione perché il punto viene assegnato al volley Giarre. L'arbitro aveva fischiato ma Donassimiento non ha servito e succede anche questo. Piave aveva fischiato, Donassimiento ha chiesto il cambio del pallone e allora punto per il volley Giarre che torna avanti. Out, parità 13-13. Come un errore al servizio poco fa quello del Donassimiento, che
prima del fischio avrebbe dovuto chiedere all'arbitro il cambio del pallone. Composto in battuta, batte benissimo Valente, Gabriele chiama l'attacco, la Cammisa che piazza il colpo, quelli è in ritardo e punto 6 a Paragona, 14-13 e avanti la 6 a Paragona come nel primo set, poi vinto 25-20 dalle ragazze di Paolo Collavini, 2-7-0 per la 6 a Paragona contro la terza in classifica il Volley Giarre. La SEAP è vice capolista. Out il servizio di Ambra Composto. Parità 14-14. Doppio cambio per il Volley Giarre. Dentro Rotella e Motta, fuori Tracinà e Milici. Va al servizio Paola Rotella. Buona presenza di pubblico sugli spalti, oltre 200 spettatori, pubblico che continua ad aumentare di partita in partita, continua sempre di più ad affezionarsi alla SEAP Pallavolo Aragona. Valente in bagger per la Cammisa che spara fuori. ...15-14, torna avanti il Volley Giarre in questo terzo set. Ancora Rotonda in battuta, l'esperta alzatrice Paola Rotella. Gabriele in bagger per la Cammisa che spara out, non c'è il tocco del muro. Momento difficile per la SEAP Aragona. Più due, Volley Giarre, ancora al servizio Rotella, errore, 15-16, adesso Maria Valente, batte corto sul bagger della Barone, corre Rotella per l'attacco della Motta che riesce a bucare il muro avversario. Torna più due la squadra ospite. Time out da coach Paolo Collavini. Ferma la partita il tecnico della SEAP Pallavolo Aragona. Squadre di nuovo in campo, cambio per la SEAP Aragona, fuori Gabriele, dentro Bicchieri, fuori Valente, dentro Baruffi. Si torna a formare il sestetto tipo in casa SEAP Aragona. Barone in battuta, Marangon, Baruffi chiama l'attacco la Bicchieri che picchia forte, salva tutto la Barone, allora Nielsen può solo appoggiare, palla in gioco clamorosamente, Baruffi, Macedo, pallonetto vincente, l'esperta Macedo ci pensa lei a mettere palla a terra nel campo avversario con un tocco dolce. Meno uno, 6 a Paragona, al servizio ancora Cammisa che batte corto, duello in difficoltà, Rotella, poi Nielsen può solo appoggiare, Baruffi chiama l'attacco, Donassimiento, muro, palla ancora in gioco, Baruffi, altra chance per Donassimiento che questa volta alza il colpo, Guelli è lì, Nielsen picchia forte sulle mani del muro, Baruffi, Marangon, la pipe della Cammisa, palla sulla rete e poi sul capo avversario, Rotella chiama ancora l'attacco la Nielsen, il muro vincente di Valentina Bicchieri, non si passa, il punto numero
Bicchieri riesce a portare il punto numero 17 in casa Aragona. Ancora Cammisa in battuta all'out, fuori di un metro. Avanti ancora la formazione di Claudio Mantarro, 18-17, sono i punti decisivi del terzo set. Buontorno in battuta, maglia numero 17. Donassimiento in difficoltà, Cammisa per la stessa Donassimiento che spara forte, palla in campo. Rotella, Nielsen, piazza il colpo, il tuffo della Marangon, poi Donassimiento, tira forte, corre Buontorno, ma è tutto inutile, il punto per la 6 a Paragona, 18-18 dopo il salvataggio splendido di Martina Marangon. Che pensate, ha iniziato la carriera da attaccante, lei è giovanissima e da una stagione e mezzo gioca nel ruolo di libero e con ottimi risultati. Camilla Macedo in battuta. In difficoltà Barone, palla che tocca il tetto. ...19-18... avanti la SEAP, pallavolo Aragona, Claudio Mantarro ferma la partita, time out per il volley Giarre. Torna a giocare al servizio Camilla Macedo. Un solo punto di vantaggio per la 6 a Paragona. La concentrazione di Camilla Macedo. Palla filorete, duelo in difficoltà. Rotella per la Motta, salva tutto Cammisa. Poi Baruffi, Gueli. Rotella, Motta, il muro vincente di Miss Jacqueline Donassimiento. ...20-18... Ancora Camilla Macedo, 20-18, 6 a Paragona, terzo set, 2-7-0 per la squadra di casa. Parte Macedo, Gueli, Rotella, Nielsen, out! 21-18, sbaglia anche la Nielsen e allora è notte fonda per il volley Giarre. Nielsen sabato scorso ha realizzato 33 punti contro il volley Reggio Calabria. Ultimo time out per il volley Giarre sul punteggio di 21-18 per la 6 a Paragona. Ancora una volta, che è importante, che dopo il riposo del campionato la partita si riprenderà il 2 febbraio alle 15.30 in casa contro il Campus Università Napoli alle 15.30, ricordatelo. Si torna a giocare, la 6 a Paragona ha fretta di chiudere la partita. 21-18. Accedo al servizio sul punteggio di 21-18.
Chiesa, poi Nielsen, piazza il colpo, riesce a trovare una camisa un po' in preparata, attenzione, problemi per camisa, anzi no, si rialza camisa, bisogna asciugare il parquet. 21-19, prima linea importante per la Sea Paragone, ha composto Bicchieri Baruffi, dietro vi sono Cammisa Marangon e Donassimiento. Si danno la carica le ragazze della Sea Paragona. Tracina in battuta. L'alzatrice del Volley Jar. Appena entrata al posto della rotella. Sbaglia clamorosamente. 22-19. Adesso inizio la numero 14, Bicchieri. Bicchieri in battuta. Gueli. Altro punto, sei a Paragona. 23-19, profumo di vittoria. Netta. Ancora Bicchieri. Gueli tracina per la gemella, non passa volleggiare, attenzione, la SEAP può andare al match point, composto, non passa, Bicchieri però è lì, concentrata, allora Donassimiento, ci pensa lei a portare a casa il 24-19, tutti in piedi perché è la prima palla match per la SEAP, pallavolo Aragona. Palla match per la formazione di casa, attenzione, Nielsen può solo appoggiare, vediamo chi chiude la partita, Baruffi. Donassimiento, salva tutto Roberta Chiesa, e allora la Milici sbaglia, Milici vince la SEAP, pallavolo Aragona, 25-19 ed è 3-0, annichilita la terza forza del campionato, il Volley Jarre, una partita perfetta della squadra di coach Paolo Collavini, 3-7-0, con questi parziali 25-20, 25-10, 25-19. La Sea Paragona blinda il secondo posto e continua la caccia alla capolista Santa Teresa di Riva. Adesso la pausa e poi la ripresa del campionato il prossimo 2 febbraio, la prima di ritorno, gara interna ancora per la Sea Paragona contro la Nemesi Castellammare di Stabia, qui come detto al Nicosia ma alle ore 15:30. Vi ricordo il finale, SEAP, pallavolo Aragona, batte Volley Jarre 3-7-0. Da Davide Sardo è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.